Perché non metterei assolutamente in discussione l'esigenza del divieto, perché mi pare evidente che stiamo andando, la situazione si è tranquillizzata, per così dire, per semplificare quello che è stato detto finora, ma è evidente che stiamo ancora navigando in acque non sicure. Quindi non mettere in discussione queste restrizioni, e mi sembra anche un po' strumentale per certi versi, andare a cogliere la sfumatura del senso di un orario limitato di apertura di un locale, perché è evidente che il virus colpisce a tutte le ore, ma restringere degli orari significa restringere le possibilità di contatto. Mi pare, come diceva Crepè, anche un po', come dire, banale e semplice da intuire e non deve prestarsi a letture strumentali. È chiaro che a fronte di questa esigenza ci deve essere quella di un sostegno economico. Vediamo che misure come l'esonero contributivo a favore di chi farà contratti a tempo determinato e indeterminato, opportunità di contrattazione collettiva, quindi in campo vediamo una serie di misure che evidentemente non sono sufficienti e non saranno sufficienti perché, come gli economisti insegnano, i tempi economici, i tempi dei fenomeni economici hanno una durata evidentemente più ampia rispetto al percepito quotidiano delle emergenze di ogni singolo cittadino nella sua vita regolare. E di conseguenza credo che su questo fronte Pancani vada ripensato un sistema di gestione di risorse, quindi anche il governo stesso ha detto che per esempio tutto ciò che è finito per diventare un po' assistenzialista, quindi anche i famosi redditi cittadinanza emergenza, pare evidente che è un sistema da ripensare, anche banalmente per l'incidenza che ha avuto, o meglio, che buona parte non ha avuto nell'andare, come dire, a rimpinguare il numero, l'esercito dei lavoratori che resta ancora abbastanza esiguo. Poi sull'emergenza, una cosa importante, l'ha detta Annalisa prima, la parola alla scienza. Io trovo sbagliato ideologizzare anche una crisi di questo tipo, perché andando a identificare un comportamento corretto, secondo me, con un leader politico, una fazione politica piuttosto che un'altra, si finisce per creare un atteggiamento ideologico nei confronti di un qualcosa che è assolutamente scientifico e va trattato come tale. Per questo la voce della scienza è molto importante e non la ritengo, come dire, una usurpazione di Di potere. fatto, Forse questo probabilmente già, se ne rischiano altre. è successo perché ci sono molte persone che parlano di regime sanitario, di addirittura di dittatura, no? Sanitaria. Lo stesso titolo del Tempo mi pare un po' fuori luogo. Il Cioè, coprifuoco coprifuoco. ricorda cose Ben non più molto gravi, piacevoli dice. ai nostri vecchi, primo. Secondo, non è un coprifuoco. Cioè, nel senso che tu a mezzanotte puoi andare a fare due passi con chi ti pare a te o a portare fuori il cane anche alle 2 di notte. Non è un coprifuoco, perché sennò vuol dire seminare terrore e raccoglieremo panico. Che c'è?